Giovani amici, il sottoscritto vi dà il bentornati su It's Logo Time e oggi, come forse avrete capito, si parlerà di calcio, in particolare della Serie A. Ma prima, sigla! Eccoci, eccoci, siamo tornati. Oggi ho deciso di portarvi un logo che è stato rivoluzionato parecchie volte. Partiremo dal più vecchio, poi arrivare al logo attuale della Lega di Calcio della Serie A, analizzando tutti i vari, le varie evoluzioni che ci sono state negli anni. Partiamo dal più vecchio. Iniziamo a dire una cosa, precisiamo una cosa. I primi due non sono proprio i loghi della Serie A. Considerateli un po' come dei precursori che non c'entrano al 100%. Numero 1, lo metto di qui. Come possiamo vedere, molto semplice, è a forma di medaglietta con all'interno un disegno di un pallone da calcio, una fascia tricolore che taglia in orizzontale da parte a parte. Oh, cazzo i capelli. La nomenclatura FIGC, che sta per Federazione Italiana Giuoco Calcio. E per concludere c'è un bel fondo azzurro. Azzurro era il colore dei Savoia, per questo che la nazionale italiana è chiamata la nazionale degli azzurri. Questo viene introdotto nel 1961 e si passa al 1992. Viene introdotto questo logo, sempre della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Quanto mi piace dire giuoco. Dove praticamente la medaglietta che c'era in precedenza assume una forma un po' più rettangolare e viene inclinata da un lato. Viene aggiunto un cerchio sopra ed è praticamente una stilizzazione della lettera I. Rimane il blu, anche se diventa più scuro, e si aggiungono le tre stelle dei campionati del mondo vinti. Arriviamo poi 4 anni dopo, dove viene effettivamente introdotto il primo logo della Lega di Serie A, ed è questo qua. Allora, non saprei da cosa iniziare, perché l'ho sempre odiato, mi ha fatto sempre veramente cagare come logo, però rappresenta in modo corretto quello per cui è stato disegnato. Il fatto che sia un pallone proprio banalissimo, di quelli che trovi su internet cercando pallone da calcio, disegno pallone da calcio, ti esce quello. Il fatto che questa scritta Lega Calcio scritta solo sopra e sotto non ci sia scritto niente, soprattutto il tricolore messo in quel modo, queste ombreggiature, no. Difatti già 4 anni dopo viene cambiato nuovamente, ma il disegno rimane sempre lo stesso, viene soltanto semplicemente ridisegnato in maniera più semplice. Il tricolore diventa piatto, anche il pallone perde le ombre che aveva sul logo precedente e la scritta Lega Calcio prende un font un pochettino meno boldato. Ecco, non mi piace, cioè il disegno è lo stesso, quindi se mi faceva cagare quello di prima, fa cagare anche questo. Ma adesso, secondo me, viene proprio il peggiore di sempre. Madonna, ragazzi. Vero mostro. C'è poco da dire. Si dà più importanza al fatto che lo sponsor del campionato sia la team. Il logo dell'azienda di rete di telefonia è proprio al centro del cerchio, o addirittura sopra al pallone. Sa di fatto che, oltre ad avere appunto la scritta team in grosso, prende anche il blu della team. Quindi il pallone, tendenzialmente anche questo pallone qua disegnato è molto simile a quello in precedenza, solo che diventa bianco e blu,
si elimina la scritta Lega Calcio e al posto di Lega Calcio c'è scritto Serie A con un altro font e sotto l'anno del campionato. Nel 2010 viene introdotto quest'altro logo qua. Allora, secondo me l'idea è molto bella. Chiaramente è un disegno di uno stadio da calcio. Come vediamo ha una fascia semicircolare sopra verde, una sotto rossa e poi c'è questo campo da calcio verde, sempre verde, ovviamente di un'altra tonalità. Torna ancora questa ombreggiatura del vedo non vedo, chiaro scuro. Perché dovete farlo? Su cose così piccole non ha senso, lo volete capire sì o no? Ovviamente c'è sempre la sponsorizzazione della team, eh? Solamente che questa volta hanno ben deciso di metterla sotto. Poi c'è una cornice, anche questa di dubbio gusto, perché è tutto un riflesso verde, rosso, bianco. No, no, no. E anche qua la scritta Serie A che acquista un nuovo font. Andiamo avanti. Andiamo al 2018, dove viene introdotto un'altra versione rivisitata dello stadio. Questa volta però lo stadio è in parte un mezzo circolare rosso e in parte è la A di Serie A, per dare importanza al fatto che sia la Serie A un campionato di elite. Allora, devo dire che forse questo, tra tutti quelli presentati e quelli usati, è forse il meno peggio. Ma c'è sempre questo gioco di luci e ombre che a me proprio non va giù. Come vediamo, anche il centrocampo viene tagliato dentro la sagoma della lettera A, assume una forma di medaglietta e la scritta Serie A. Ah, finalmente tolgono questo luccichio dal font e lo lasciano piatto. Molto bene, almeno una cosa siete riusciti a farla in maniera decente, complimenti. E ovviamente nel basamento, come vediamo, c'è sempre lo sponsor della team. Arriviamo all'atto finale. 2019-2020 viene presentato un altro logo ed è questo qua, questa lettera A bella in grande che va, no aspetta, non facciamo questi gesti, che va a ricordare la forma di un diamante. La gente riconosca questo campionato come un campionato di elite, come un campionato prezioso, come non ricordo un diamante. Dove cazzo lo ricordo un diamante? Però devo dire che la lettera A messa giù così con questo bluetto non mi dispiace. La forma è sempre a medaglietta, ma diventa più lunga e nuovamente cambia la font della Serie A, diventa una font boldata in blu scuro e tutte le lettere sono alla pari, dove c'è sempre il logo team, ma questa volta al posto di essere bianco sono stati messi dentro i colori del tricolore italiano. Diciamo che c'è molto da migliorare rispetto a campionati come la Premier League inglese e la Bundesliga, che hanno dei loghi riconoscibili, belli, fatti bene. Quello della Serie A deve ancora lavorare molto. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e, boh, io non so mai come cazzo chiudere questi video. Ciao!